Mentre la LN manovra per portarsi sul binario zero tronco da cui inizierà il servizio, qualche dato sulla linea Cevormea, che percorre l'alta valle del Tanaro per 35 km e mezzo. Inaugurata nel 1893, nelle intenzioni sarebbe dovuta proseguire fino a Entella, ma si fermò a Ormea. Il tracciato della parte costruita tradisce però la volontà dell'epoca di realizzare una linea di respiro non solo locale. Si pensi che il Tanaro viene attraversato ben 9 volte, che sono presenti ai due estremi della linea due viadotti di una certa rilevanza e che la pendenza massima, nonostante il dislivello di 330 metri da superare, è contenuta nel 15%. La linea fu elettrificata in trifase dal 1938 al 1973. Al termine della sua vita, ormai tutti i binari di incrocio sono stati aboliti e negli ultimi anni le poche corse, 4 in salita e 5 in discesa, sono state esercite a scuola. Daddy, you can't be blue.
Lord,
Siamo in arrivo a Trappa. La desolazione della stazione di Garessio, già di per sé in posizione infelice rispetto al centro abitato. L'emettitrice di biglietti miracolosamente funziona ancora. Penso di essere stato l'ultimo utilizzatore. La flebile protesta dei valligiani. Le campane sono un triste presagio della fine della linea. Ma quante cose cambiano. Ho incrociato pullman e pullman anche per imperi e per pullman. Fino a 15 anni fa c'erano anche treni tra me e Cuneo, il capoluogo di provincia. Adesso siamo all'assurdo che fra Ceva e Cuneo le ALM circolano, ma come invio?
La Helene rientra per l'ultima volta da Ceva Cuneo. Non tornerà più sulla Ceva Ormea.